Che Leonardo fosse un genio è cosa risaputa, ma che potesse stupire ancora a distanza di quasi 500 anni dalla morte sembra incredibile. Si è parlato tanto, soprattutto ultimamente, dei significati nascosti nei dipinti leonardeschi e in particolare dell'Ultima Cena, ma il tutto senza poter dare alcuna prova. All'improvviso, ecco la svolta. Una nuova scoperta che non è frutto di voli di fantasia, ma di un lavoro sull'immagine, di un insieme di dati oggettivi. L'illuminazione è venuta al signor Slavisa Pesci, in modo, come spesso accade in queste circostanze, del tutto casuale. Sovrapponendo a se stessa l'immagine dell'Ultima Cena stampata su una rivista, il signor Pesci si è accorto dell'apparire di curiose coincidenze. Vediamone qualcuna. Innanzitutto prendiamo una riproduzione fedele dell'Ultima Cena, capovolgiamola e sovrapponiamola a se stessa. Cosa succede? Appare un nuovo dipinto. Da alcuni particolari si può arguire che non si tratta di un caso, ma di un preciso calcolo. L'immagine del Salvatore resta quasi invariata, ma non dal punto di vista cromatico. Ora il suo vestito è quasi completamente rosso. Il dipinto allora non rappresenterebbe più la rivelazione del tradimento, ma la benedizione del pane e del vino. Sul ventre del Cristo, inoltre, resta solo una piccola porzione di veste blu che con il piatto sul tavolo sembra disegnare una coppa. A questo punto non possono mancare dei templari. Sul lato sinistro di chi guarda notiamo la chiara figura di un appartenente al loro ordine. Se ci spostiamo verso il centro del dipinto, non ci può sfuggire la raffigurazione di un neonato tenuto in braccio da uno dei commensali. Anche le montagne che fanno da sfondo oltre le finestre interagiscono con la sovrapposizione, andando a disegnare delle perfette corone sul capo di alcune figure. Le coincidenze non si fermano qui, ve ne sono altre. Ma anche se sono molte, qualche scettico potrebbe essere ancora restio a credere alla doppia faccia dei disegni leonardeschi, se non fosse che, quanto detto, si adatta, con un po' di pazienza, alla grande maggioranza delle opere del maestro fiorentino. Per saperne di più non resta che visitare i siti www.leonardo2007.com, www.codicedavinci.tv, www.cenacolo.biz, www.leonardodavinci.tv.